un appuntamento che è nato un po' per ritrovarsi tutti insieme a suonare, dato che c'è gente che appunto Nicola vive a Londra, qualcuno vive a Vienna, qualcuno vive a Parigi. Allora ci ritroviamo tutti insieme, facciamo, invece che oltre che giocare a tombola, facciamo un concerto noi per Natale ogni anno. Sono quasi tutti aretini, per lo più emigrati, ma che tornano in città in occasione delle feste. Si tratta dell'Accademia dei Broccioni, che ormai da anni si ritrova ogni volta con una combinazione diversa ed un repertorio variabile, ad accomunare tutti però l'interesse per la musica barocca su strumenti originali. È il sesto anno che l'Accademia dei Broccioni si esibisce il 27 di dicembre, perché la nostra è una data fissa, e come tutti gli anni faremo il nostro concerto, che sarà un insieme insomma di musiche di vario genere. Però sempre con un tema un pochino più diverso dal solito. La formazione del 2019 quest'anno ha così portato in scena Alò alle urne, ovvero il concerto del cambiamento, ospitato come sempre dalla Fondazione Ivan Bruschi. Principalmente prendiamo i nostri pezzi dalla tradizione barocca, perché suoniamo principalmente strumenti originali, copie degli strumenti originali che si suonavano verso l'inizio e la metà del Settecento, e quindi suoneremo composizioni di Vivaldi, di Telemann, Bach, Handel, ma sempre con un pizzico di broccioneria. Usiamo questo nome e questo aggettivo tipicamente aretino per descrivere un po' questo concerto sempre rocambolesco.